Gloria al nome del Signore. Amen. Cari di cattolica, siamo predicatori dell'Evangelo di Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Perché si tratta anche di questi tipi di predicatori che non predicano dietro a un pulpito la verità dell'Evangelo, ma fanno portare questa verità ovunque le anime si trovano, ovunque gli uomini si trovano, affinché anche questi uomini ribelli, superbi di cuore, che non vogliono avvicinarsi ai pulpiti a sentire la verità di Dio, ecco che la verità dell'Evangelo raggiunge ogni cuore. Amen, alleluia. E questo noi, in ubbidienza della parola di Dio, siamo qua oggi a raccontarvi di questo Evangelo. Di questo Evangelo che raffigura la vita e il ministero del nostro Signore, nostro Salvatore, Gesù Cristo, cari. Perché è importante che tutti gli uomini la conoscano. Il Signore, il Salvatore, si chiama Gesù. Amen. Sembra assurdo, sembra anche stupido a volte, ma la cosa più bella che è la cosa unica che gli è dato all'uomo per poter salvare la propria anima, perché l'uomo, disse la parola di Dio, la Bibbia, non vive solo di pane. Abbracciate l'Evangelo, ma da ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Amen. Per questo, a ricevere l'Evangelo della grazia, l'insegnamento, il riconoscimento della parola di Dio è così importante per la vita dell'uomo. Amen, alleluia. È così importante come un figlio riconosca l'identità di suo padre. Ecco, cari di cattolica, che noi siamo figli, oppure dobbiamo essere figli di Dio, perché il nostro Padre Celeste che ci ha creati ha voluto che noi siamo figli. Ma tanti figli anche oggi nelle nostre case scappano via di casa, non vogliono essere chiamati figli di un padre. Così l'umanità è allontanata dalla verità di Dio, cari. È per questo che il Signore, in questi ultimi tempi, sta cercando a far portare la sua creatura a ravvedimento. Cioè, amen, significa a riportare i suoi figli a casa. Questa è l'opera di Dio che sta svolgendo in questi ultimi tempi. Amen, alleluia. Ma noi dobbiamo volere questa cercate cosa. Il Signore. La Bibbia parla di una ricercate la speranza che eterna. Gesù poi dà una spiegazione. Abbiate fede il nel Messia. Superbo. Solo il Gesù figlio, Cristo vi salva. Aveva due figli. E disse a uno: Padre, dammi la mia parte dell'eredità. Amen, alleluia. A vedere la mia vita, a vivere la mia vita, a goderlo come a me piace. Ma padre disse: ora tu sei adulto, tu sei capace di scegliere. Amen. E gli do la sua parte dell'eredità. E questo figlio va via di casa, scappa. Amen, alleluia. Dopo aver girato le strade del mondo, spendendo tutto il denaro che gli apparteneva di eredità. Amen, alleluia. Quel figlio si trovò in una situazione disperata, in una situazione disastrosa. Era figlio di un padre che aveva tanti beni, cari cattolica, eppure si è ridotto andare a dormire lì dove dormivano i maiali, e stavo cercando con loro che l'hanno preso a lavorare di poter mangiare queste cose che mangiavano i maiali, ma pure questo vi viene rifiutato. Pure questo figlio seduto, inginocchiato, comincia a piangere amaramente. E si ricordò dei giorni belli quando egli viveva nella casa del padre che aveva la bontà e nulla gli mancava. Egli comincia a riflettere, cari, sentite bene questa parola, questa parabola che si appartiene a noi oggi. Questa parabola del figlio superbo si rivolge all'umanità oggi. E quel figlio si ricorda del suo padre e disse: io tornerò a casa di mio padre. Alleluia, convertitevi all'amore di Cristo, uscite nelle vie a portare e predicare l'Evangelo della speranza eterna, abbiate fede nel Messia, Gesù solo è la via, la verità e la vita. Quando noi torniamo a Gesù Cristo, al nostro Salvatore. Amen. La Bibbia dice che in cielo si fa una grande festa, perché un'anima si strappa al diavolo. Un'anima si strappa all'inferno, ed è questo che in cielo si fa una grande festa, cari di cattolica.
Date ascolto all'Evangelo in questa sera, che non è un caso. Non è un caso che tu stai oggi camminando su queste vie e il Signore ti manda davanti la sua parola. Alleluia. Non indurite i vostri cuori. Amen. Dice la Bibbia, quando ricevete questo messaggio, perché è un messaggio diate di fede, vita, un messaggio di amore. Chi accetta Gesù salverà lui e la sua famiglia, dice il Signore. Così tanto Dio, disse la Bibbia, ha amato il mondo che mandò il suo unigenito figlio a morire per tutti noi, affinché chiunque creda in lui non muora, ma abbia la vita eterna. E questo è lo scopo della vita dell'uomo, è la vita eterna. Date ascolto al messaggio, date ascolto all'Evangelo, perché nell'Evangelo è l'identificazione della nostra esistenza. Alleluia. Pace. Gloria a Dio.